esseri umani, in un certo senso, sono stati programmati per vivere a contatto con la natura. E se ci pensiamo bene, infatti, l'uomo non è nato per essere rinchiuso in quattro mura di cemento. E, come qualsiasi altro animale, preferisce essere libero piuttosto che segregato in una gabbia. Da bambini tutti amavamo giocare all'aria aperta, fare gite in campagna, stare a contatto con gli animali, arrampicarci sugli alberi e arrotolarci nell'erba o nelle foglie. Quando siamo a contatto con la natura, lo stress e le tensioni quotidiane svaniscono. Il mondo naturale stimola e soddisfa tutti i nostri sensi. Ci induce a rilassarci, a vedere le cose in una prospettiva diversa e a sentirci in armonia con l'ambiente, questo ambiente che ci circonda. Vi siete mai chiesti perché, quando una persona viene invitata ad immaginare una scena rilassante, inconsciamente visualizza sempre un paesaggio naturale, che sia una spiaggia o un bosco o un campo fiorito? E quindi il motivo è proprio questo. La natura rappresenta per noi il luogo perfetto ed ideale, dove ci sentiamo più a nostro agio, dove siamo più rilassati, dove possiamo entrare in contatto con noi stessi e quindi ritrovare le nostre origini. Tanto è vero che se ci pensi bene, la natura ce la portiamo anche in casa, spesso, se non tutti i giorni. In questo periodo si vedono tanti video di decorazioni autunnali, ma in primavera ci portiamo in casa la natura con dei mazzi di fiori, ma ci portiamo in casa la natura tutti i giorni. E tutte le volte che andiamo a fare la spesa, quella spesa che andiamo a fare al supermercato, laddove non abbiamo la fortuna di avere un piccolo orto, un piccolo giardino, in modo da fare la spesa direttamente da lì. Nella natura siamo completamente liberi perché possiamo essere noi stessi, in quanto essa non ci giudica, non sta ad osservarci per vedere se abbiamo abbinato bene le scarpe con la borsa e non critica i nostri gesti e le nostre parole, a meno che se noi non gli procuriamo del male. Per la natura non siamo né simpatici, né antipatici,
non abbiamo età, sesso o religione. Insomma, il contatto con la natura è come una sorta di sana medicina che arriva a noi anche tramite il cibo. Ed è proprio in questo periodo dove le giornate sono decisamente più corte, meno luminose e più fredde. E anche noi abbiamo bisogno di calore. Ed ecco che tramite il cibo, ancora una volta la natura ci viene incontro, con alcuni frutti straordinari, come la zucca e le castagne. E non dimentichiamo i funghi. Ma soprattutto credo che in nessun altro momento, come in autunno, la terra emani il suo profumo, questo profumo di terra matura. E questo odore, secondo me, è legato al pane e al grano. Quindi con questo video oggi cosa voglio dirti? Voglio semplicemente ricordarti che la natura può essere paragonata ad una madre, perché se ci pensi bene è lei la generatrice di ogni cosa e soprattutto ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno, cibo, luce e aria. E allora noi da buoni figli non possiamo fare altro che ringraziarla, averne cura e rispettarla.